Sono entrata in contatto con SNAM circa 3 anni fa durante il Career Day del Politecnico di Milano e lavoro nella business unit Hydrogen da quando è nata, occupandomi principalmente di sviluppo tecnologico. Da quando esiste la business unit, gli sviluppi in termini di risultati sono stati davvero eccezionali. Nell'ultimo anno, infatti, SNAM ha sottomesso oltre 15 progetti per bandi di finanziamento europei e sottoscritto partnership commerciali con due produttori di tecnologia leader a livello globale. Anche in termini di persone siamo molto cresciuti, passando da appena 7-8 persone a oltre 30, continuando a crescere anche durante il periodo dell'emergenza Covid. Ciao, sono Chiara e sono una dei nuovi colleghi inseriti nel team da remoto. Sono stata tra i primi in tutta SNAM a svolgere l'intero percorso di selezione, dal colloquio fino all'inserimento, totalmente in modalità remoto. Sicuramente iniziare a lavorare in queste modalità è stata una grande sfida per me, che però oggi mi sta permettendo di prendere parte a sfide ancora maggiori legate all'immensa trasformazione che stiamo vivendo e a partecipare in prima persona alla fornitura di una nuova forma di energia in Europa. Io sono responsabile di un distretto geografico e quindi nella mia giornata tipo mi dedico a cercare di sviluppare progettualità o creare sinergie tra le diverse opportunità per far crescere il mio distretto. E per farlo collaboro a stretto contatto con i colleghi che seguono invece sviluppi di tecnologie verticali, ad esempio come Edoardo che segue la mobilità. L'utilizzo dell'idrogeno per la mobilità è la base del mio lavoro. Nel mio team ci occupiamo di analizzare tutte le potenzialità dell'idrogeno dall'origine all'utilizzo, relazionandoci con tutti i partner coinvolti lungo la value chain. A livello generale, però, significa prendere parte alla costruzione di infrastrutture e soluzioni che cambino il futuro, anziché rappresentino esse stesse il futuro. L'idrogeno è infatti un potenziale incredibile e sta assumendo un ruolo chiave nel garantire il raggiungimento degli obiettivi europei e globali di decarbonizzazione. L'idrogeno avrà un ruolo sempre più importante nella transizione energetica, permettendo di decarbonizzare i settori industriali, hard to abate, e il settore dei trasporti. SNAM è stata la prima azienda italiana e tra le prime nel mondo a testare una miscela di idrogeno e gas naturale nella propria rete. Nelle mie attività quotidiane in SNAM mi occupo di analizzare le tecnologie legate al trasporto e alla distribuzione di idrogeno, tecnologie che saranno centrali in un futuro ormai prossimo. In SNAM crediamo che l'idrogeno stia guidando l'evoluzione dell'intero settore energetico e speriamo possa guidare anche il tuo futuro professionale. SNAM, energia per ispirare il mondo.